Eccomi qui davanti al Tilt, o meglio davanti a quello che era il centro giovanile Tilt quando io avevo 15 anni, quando lo frequentavo praticamente quotidianamente insieme ad altri ragazzi. L'allora operatore era Roberto Barison e ci catturava continuamente in attività laboratoriali che mi hanno portato in parte anche a un percorso di vita. E la cosa più bella e piacevole di tutto questo è che oggi mi ritrovo ad essere la referente del Centro Giovani Tilt, che non si trova più qui, bensì a Sinigo, al dopolavoro. Quando ero bambina, più o meno all'età di 11-12 anni, ho avuto un problema alla schiena che mi ha impedito di proseguire quella che allora era la mia passione, ovvero la danza. E quindi mia madre, in modo molto intelligente, mi ha presa un giorno, vedendomi comunque attristita da tutta la situazione, ha detto ok, adesso vediamo se c'è qualcos'altro. E mi ha portato a un laboratorio di teatro e ho scoperto di poter essere anche qualcos'altro, in alcuni momenti qualcun altro, e questo gioco di ruoli del teatro mi piaceva moltissimo. E a quel punto il caso ha voluto che incontrassi il Teatro Nucleo di Ferrara, il quale mi aveva colpito moltissimo, e ho potuto fare una formazione di un anno con loro qui a Merano, per poi decidere di volervi seguire a Ferrara. E inizia un po' così l'avventura vera, seria, professionale del teatro, per cui resto con loro 3 anni e mezzo, viaggiando già con loro l'Europa, l'Argentina, l'Uruguay. Nuovamente casi della vita, a un certo punto mi hanno fatto capire che dovevo cambiare la mia situazione, poiché in quegli anni, all'età di 21 anni, ho perso mio padre e mi sono resa conto che mi stavo chiudendo all'interno della compagnia. Quindi a quel punto, essendo anche iscritta all'università nel frattempo, a studi culturali, ho deciso di approfittare del progetto Erasmus e di andare in Ungheria. E qui si apre tutto un nuovo mondo, perché inizio a frequentare una scuola di circo, faccio le audizioni per una compagnia lì e soprattutto in questo anno di Ungheria ho conosciuto la figura del clown. Ho capito che potevo proseguire il mio percorso teatrale e in un'altra direzione, quella più fisica, quella più leggera. E quindi rientro dopo un anno in Italia, dopo aver lavorato ancora, riesco a partire per Parigi, dove frequento la scuola di teatro fisico Jacques Lecoq. E dopo un anno e mezzo che sono stata lì, perché poi ho iniziato a lavorare anche con una compagnia a Parigi, decido di tornare in Italia e inizio a lavorare a Torino per una compagnia di Torino. E a un certo punto però sento l'esigenza di avvicinarmi al mio compagno, a Mauro, che lavorava a Milano come tour manager. Questo anno e mezzo di Milano, da due diventiamo una famiglia, diventiamo 3. E quindi con l'arrivo di Giada decido di ritornare a casa. Partecipo a qualche produzione cinematografica e nel frattempo però inizio a ripensare al Centro Giovani Tilt. Ormai sono 3 anni e mezzo, circa 4, non ho perso il conto, che lavoro qui in questa struttura e in questo momento con Tania Della Gala, che ha seguito anche come volontaria prima di lavorare qui il percorso, e abbiamo iniziato una bella avventura con i ragazzi di teatro di strada. Penso che il teatro sia un modo per sconfiggere le barriere, un modo per superare i propri limiti. Questo lo dico sia per esperienza personale, di vissuto su di me, di teatro vissuto come momento possibile per superare i propri limiti, sia fisici che
magari in lingua, ma soprattutto il teatro è un mezzo per superare le barriere culturali, per apprendere come si può restare in contatto con gli altri e condividere momenti crescendo.